C'è una grande squadra che in questo momento sta lottando per tutti noi, rischiando la vita. Sono gli infermieri e adesso loro hanno bisogno del nostro aiuto. La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ha deciso di aiutare le famiglie degli infermieri che sono deceduti. C'è un sito che è www.noiconginfermieri.org che cura l'aspetto delle donazioni e di aiuti che si possono dare a tutte le persone che hanno perso un familiare, un caro e che appunto fa questo mestiere così difficile in tempi normali e adesso veramente durissimo. Sono delle persone che in questo periodo hanno lottato per noi in prima linea e sono la categoria più sottostimata, più sottopagata, più tra l'altro che ha veramente lavorato più ore e ha messo più a repentaglio la propria vita. Gli infermieri che sono quelli che tutti i giorni sono in prima linea negli ospedali. Mia mamma ha fatto per tanti anni l'infermiera, so che cosa vuol dire, l'ho vista tornare dopo le notti degli ospedali, ho visto con quale passione, dedizione faceva il suo mestiere, quindi so che cosa vuol dire fare l'infermiere. E quindi credo che nel nostro senso civico, nel nostro senso di gratitudine, rientri il fatto di stare con gli infermieri. Volevo ringraziare tutti gli infermieri, stanno dando il massimo, stanno facendo tantissimo. Salvano la vita a un sacco di persone mettendo a rischio la loro. Il mio è un saluto di comprensione, per quanto non faccia più il vostro lavoro da decenni, ma capisco bene la fatica dei turni. Questo tipo di supporto non è mai abbastanza e chiediamo di farlo anche a voi all'hashtag Noi con gli infermieri. Purtroppo in molti si sono ammalati e troppi non ce l'hanno fatta, lasciando le loro famiglie in una situazione ancora più complicata. C'è una possibilità per star lì veramente vicino, soprattutto alle loro famiglie. E questo è www.noiconginfermieri.org. Ecco, non voglio dirvi altro. Se anche voi volete dare un sostegno importante e un piccolo aiuto a questa categoria così speciale, così particolare, che sta combattendo in questo momento per aiutarci, andiamo insieme sul sito www.noiconginfermieri.org e facciamo una piccola donazione. Grazie di cuore.